L'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Galileo Ferraris, che sarà nominato anche più semplicemente IPSIA, è un centro di formazione polivalente in stretto contatto con il mondo produttivo. L'IPSIA prevede nel suo piano didattico la possibilità di scegliere corsi diurni o corsi serali. L'offerta formativa della scuola è molto ampia e vi è la possibilità di poter conseguire una qualifica professionale al terzo anno. L'istituto ha due sedi, Brindisi e Fasano. Entrambe le sedi permettono agli studenti di poter fruire la stessa offerta formativa, partendo con il biennio comune che prevede la preparazione in manutenzione e assistenza tecnica, scegliendo tra le opzioni apparati, impianti, servizi tecnici civili e industriali, manutenzione dei mezzi di trasporto, di terra, da diporto o aeromobili. Successivamente al biennio, gli studenti possono proseguire fino al quinto anno oppure richiedere al terzo anno di poter conseguire una qualifica professionale su delega della Regione Puglia con titolo riconosciuto dai livelli EQF in operatore elettrico, operatore elettronico, operatore meccanico, operatore termico. La struttura dell'istituto è ubicata in via D'Amello, al quartiere Cappuccini, in prossimità dell'ex ospedale di Summa e a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La sede dispone di molte aree dedicate a laboratori tecnici e attività ausiliarie e di potenziamento. Nel laboratorio di macchine e utensili, gli studenti imparano ad eseguire lavorazioni meccaniche che vanno dalle semplici lavorazioni al banco fino all'utilizzo di torni e fresatrici tradizionali. Per gli studenti delle classi terminali sono anche previste esercitazioni di programmazione di macchine a controllo numerico. Nel laboratorio termico, gli studenti prendono parte a esercitazioni che prevedono il montaggio di impianti termici, civili e industriali. All'interno del laboratorio è inoltre attrezzata un'area per le esercitazioni su motori a combustione interna per autotrazione. Nel laboratorio aeronautico è possibile ricreare situazioni che mettono lo studente davanti a problematiche relative alla riparazione e alla lavorazione delle superfici aerodinamiche di un velivolo. Il laboratorio di saldatura è attrezzato per eseguire esercitazioni di saldatura elettrodo, saldatura ossia acetilenica, saldatura a filo continuo. È inoltre presente un'area di aggiustaggio per la preparazione dei pezzi da saldare. Il laboratorio di fisica è attrezzato per permettere agli allievi lo studio pratico e immediato delle leggi della fisica classica. Il laboratorio CAD-CAM permette agli studenti di partire dalla progettazione virtuale di particolari meccanici fino ad arrivare alla realizzazione degli stessi per mezzo di una macchina utensile a controllo numerico. Nel laboratorio di elettronica e telecomunicazioni si effettuano esperienze di elettronica, analogica e digitale attraverso il montaggio di circuiti su breadboard verificandone il funzionamento. Una parte del laboratorio è adibita alla simulazione dei circuiti mediante software specifici. Nel laboratorio di esercitazioni elettriche si realizzano impianti elettrici di tipo civile e industriale. E nel classi del triennio si procede anche a realizzare circuiti stampati per dispositivi elettronici. Il laboratorio linguistico è attrezzato con postazioni individuali, utilizzate dagli studenti per esercitazioni di ascolto, comprensione e dialogo in lingua inglese. Le aule dell'IPSIA sono dotate di LIM, lavagna interattiva multimediale e postazioni informatiche per favorire l'utilizzo di contenuti didattici disponibili in rete. Come possibile vedere dalle immagini, l'attività formativa della scuola è rivolta sia a uomini che a donne. Scorrono le immagini della nostra Alessia impegnata nelle attività laboratoriali, dimostrazione del fatto che l'IPSIA Ferraris non è solo una scuola che orienta la propria offerta ad un pubblico maschile. Oggi il mercato richiede fortemente manodopera femminile, perché ormai in tutti gli ambiti le ragazze, le donne dimostrano quanto possano essere competitive.
Inoltre, Lipsia Ferraris si è distinto per la realizzazione di tirocini aziendali e formativi presso imprese leader nel settore energetico e aeronautico, oltre che per successi in ambito sportivo e per il forte spirito di formazione sociale che trova sempre riscontro positivo negli studenti, grazie all'instancabile dedizione da parte degli insegnanti che quotidianamente si impegnano a trasmettere con passione le componenti fondamentali per una crescita culturale, professionale e soprattutto sociale dei giovani, per aiutarli a costruire con saggezza il loro futuro. La nostra scuola, oltre che essere una sede di formazione alle grandi competenze professionali richieste dal lavoro, è una realtà in cui i ragazzi in diversi momenti hanno l'opportunità di incontrarsi, di condividere esperienze, di confrontarsi, di progettare il loro futuro. È nato infatti nell'Ipsia Ferraris il laboratorio di partecipazione studentesca Voci in Movimento, in cui non solo i ragazzi della nostra scuola, ma anche i ragazzi della Consulta, dell'Unione degli Studenti, di tutti quegli organismi studenteschi che cercano spazio in cui incontrarsi, possono effettivamente avere una loro sede e un loro luogo in cui dimostrare che agire e condividere insieme degli obiettivi aiuta a crescere, a diventare uomini e donne migliori. Vieni a trovarci, il tuo futuro è qui. Istituto Professionale Ferraris, da oltre 50 anni, una scuola moderna al passo con lo sviluppo tecnologico.